da Pertl un filo più lontano, ma adesso è visto Krodes, partito con il pettorale numero 31, quel 23° posto di Zagabria, ma dove si sa i croati brillano in casa, un po' più difficile comunque, anche per lui sì. Però è stato molto rapido in quella doppia, è stato bravo a non far troppa strada. I 15, siamo abituati a commentare il 30 in inversione, adesso c'è pressione. Intanto stesso tempo di Krodes, almeno segnato sul lifetiming della FIS rispetto a quello di Luke Winters. No, di Luke Winters, scusami, non ha finito, per cui hanno cancellato gli intermedi anche. Esatto, quella doppia il contrario, bisogna essere molto rapidi sulla in una lunga. Arrivare al traguardo in questa doppia molto stretta, però si può fare velocità e chiude la sua gara a Krodes. E va a correre a mettersi sulla sedia del leaderboard. 102 bronzi. Attenzione Daniel Jule. Lotta per le medaglie da qui in poi. 64 centesimi di ritardo da Pertl per Daniel Jule. Non è ancora salito sul podio questa stagione. Per Jule l'ultimo podio, il terzo posto di Chamonix, ma non di questa stagione, di un anno fa. È molto bravo nella parte iniziale, è riuscito a secondare benissimo anche i segni che ci sono nel terreno della prima manche, sempre piedi per terra, un ottimo Jule fino al momento. Qua entrano i fuoriclasse in gioco, da Jule in poi. È sempre bello a tempo, riesce a far velocità, qui si fa un po' schiacciare, col sedere sugli attacchi qualcosina può aver lasciato. 43 centesimi. Sì, ma sai, non tanto lasciato su Krodes, sto pensando agli altri che poi devono scendere, perché qua devi dare spazio tra la prima e la seconda posizione. Questo deve essere l'obiettivo di Jule, che si prende un rischio a 3 porte dalla fine e si mangia un po' di vantaggio. 14 centesimi intanto si mette lì davanti. Attenzione, il batticuore. Figuriamoci tra poco. Harry Kristoffersen cerca la prima medaglia mondiale in slalom. Fu lunghissimo nella parte alta, quella lunga si riprende subito, bravissimo, rapidissimo sulle lunghe, sulle doppie, poi si fa scomporre da quel dosso, però ha perso veramente pochissimo. La tattica è una, andare al 100% e cercare la luce verde alla fine. L'unica tattica che ci può essere, spinge tanto Kristoffersen, 26 centesimi, è ritornato ai 26 centesimi di vantaggio su Jule. È stato molto bravo dalla quadrupla in poi, ha preso un bellissimo ritmo, anche qui un po' lungo di linea, ma continua a voler fare velocità. Sicuramente una buona gara quella di Kristoffersen, deve essere preciso però fino sull'arrivo. 37 centesimi di vantaggio alla Norvegia, che per adesso ha soltanto una medaglia, quella d'oro del team event. Le ultime porte per Kristoffersen ed è davanti di 76 centesimi, Henry Kristoffersen. E questa parte finale di Kristoffersen può regalargli la medaglia, perché è stato fortissimo e va a guadagnare 4 decimi su Jule. Norvegia medaglia. Garantito. Kristoffersen in testa, ne mancano 3 e Foss Sollevag sempre in rappresentanza della Norvegia. Dopo l'oro in team event, Foss Sollevag alla partenza, 16 centesimi di ritardo da Adrian Pertl. 22 quelli di vantaggio su Henry Kristoffersen. Tutta la pressione del mondo in questo momento sugli ultimi 3 atleti. Mantiene il vantaggio di 22 centesimi. Bravo nella parte alta, non ha voluto rischiare nulla. Adesso ha aumentato sicuramente il ritmo, anche questa quadrupla ha fatto tantissima velocità, infatti guadagna 7 centesimi. Ma da qui in poi Kristoffersen ha cambiato completamente marcia. Una piccola inciampo di Foss Sollevag. Buona però la sua azione, continua a essere bello a tempo, bravo il norvegese. Attenzione all'intermedio adesso, è ancora verde di 37 centesimi, è lotta tutta norvegese in questo momento per stare in testa tra Kristoffersen e Foss Sollevag. Bravo Foss Sollevag anche nel finale, bravissimo! Ed è davanti! Medaglia per Foss Sollevag, la seconda medaglia per Foss Sollevag di questi mondiali dopo l'oro in team event. Intanto Foss Sollevag, Kristoffersen e Jule.
azzurri alla partenza, a Cortina. Alex Finazzer. Vai Vinny. Attenzione agli intermedi, attenzione a ogni porta. Bravo nella quella doppia, è stato precisissimo. Qui si inciampa un attimo, ma rimane nel tracciato. Fortunatamente guadagna 2 centesimi, va bene così. Guadagnati 2 centesimi a verde al primo intermedio Finazzer. È un po' lungo prima di quella doppia, infatti ha perso tanta velocità, adesso bisogna cambiare ritmo. È in quarta posizione in questo momento Finazzer, aveva sciato perfettamente nella prima manche. Era tornato il Finazzer che abbiamo ammirato la scorsa stagione nelle prime 2 gare di questa stagione. Un altro intermedio adesso, 66 centesimi di ritardo, bisogna spingere a tutta adesso, cercare di recuperare il possibile. È un po' troppo tranquillo è stato in questa parte centrale, bisognava fare tanta più velocità anche sul finale. E chiude terzo a 1.20 in posizione di medaglia di bronzo per Alex Finazzer, e ne manca soltanto uno. Norvegia, gran gara, e adesso è tutto nelle mani di Pertl, non può gestire perché sono 16 centesimi di vantaggio, quindi niente. Era stato perfetto nella prima manche, il leader di questi 15. Continua ad essere preciso anche in questa seconda, è molto bravo Pertl, veramente perfetto fino adesso. 23 centesimi di vantaggio, è sempre a verde come nel corso della prima manche. Fossolevag in forno a 1.46.48. Norvegia-Norvegia-Italia in questo momento sul podio, perde qualcosa, 16 centesimi adesso, però il vantaggio c'è ancora. Fossolevag era stato impressionante con questi 46 centesimi a Christoffersen. È stato bravo anche questo tratto centrale, sempre a ritmo, perde pochissimo, il suo obiettivo è la medaglia e può portarla a casa. Adesso deve spingere per andare a recuperare su Fossolevag, che in questo momento è medaglia d'argento. Adrian Pertl, sarà medaglia per lui, argento Pertl. Fossolevag per la Norvegia, medaglia d'oro, Christoffersen medaglia di bronzo, non ha portato a casa loro, ma la felicità di Adrian Pertl per Alex Finazzer, un quarto posto. L'Italia chiude a questo punto con l'oro di Marta Bassino in parallelo e con l'argento di Luca De Aliprandini in slalom gigante.